ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un video da quattro occhi come vedete, e questo sarà un video haul relativo agli acquisti che ho fatto per l'autunno. Ho fatto un po' di shopping, principalmente ho acquistato dei cappotti perché ne avevo bisogno. Oggi condivido con voi appunto un po' di cosine che ho comprato per l'autunno, qualcosina per l'inverno, e vi faccio vedere che cosa ho selezionato. Qui sotto nell'info box trovate tutti quanti i link dei capi che vi mostrerò. Nei prossimi video invece vedrete lo styling, quindi cercherò di creare assieme a voi degli outfit, farvi vedere come li indosso, come li abbino, per quali occasioni, e penso che creerò proprio una serie di video a tema perché penso che possano esservi utili e vedo che sono molto molto richiesti. E vi invito come sempre a seguirmi anche su Instagram, vi lascio il link qui sotto dove potete vedere un pochino più sulla diretta, diciamo, gli outfit che creo giorno per giorno. Partiamo subito. Inizio mostrandovi tre cappotti che ho acquistato. Ho acquistato dei cappotti perché era diverso tempo che non ne acquistavo più e sono rientrata a New York, ma ho dimenticato i miei cappotti in Italia e quindi ho pensato di acquistarli e farli arrivare direttamente qui. Vi faccio vedere quali sono e come intendo utilizzarli e vi spiego brevemente perché li ho acquistati. Allora, il primo cappotto è un cappotto che è perfetto per questa stagione di transizione fra l'autunno e l'inverno. Qui a New York le temperature sono attualmente un po' pazze, ci sono giorni in cui fa molto freddo, abbiamo toccato anche 6-7 gradi, e giorni in cui invece fa più caldo, come ad esempio oggi che ce ne sono 20-22. Perciò per la sera, soprattutto per la sera, volevo trovare un capo che fosse una via di mezzo, perché non ho ancora voglia di indossare il cappotto proprio quello pesante. Sto cercando di ritardare il più possibile il fatto di indossare i capi invernali. E quindi ho selezionato questo cappotto, che è un cappotto in maglia. Mi è piaciuto moltissimo il fatto che fosse di questa fantasia pied de poule e anche la colorazione, perché è color cammello e nero. Lo trovo molto classico e facile da abbinare, quindi credo che sia un po' un passepartout. E tra l'altro, come ben sapete, io sono solita stratificare i cappotti, quindi in inverno, quando verrà un pochino più freddo, posso comunque indossarlo con sotto il chiodo in pelle. È un cappotto abbastanza lungo, c'è da indossarlo in tre modi diversi, quindi sia lasciato aperto o chiuso con la sua cinturina, ma ieri sera ad esempio, che l'ho utilizzato per andare a cena, l'ho chiuso con la cintura di Gucci, o si può utilizzare una qualsiasi altra cintura, magari con una fibbia un po' particolare, e diventa subito un pochino più sofisticato, sembra davvero un cappotto molto più costoso. Può essere tranquillamente declinato in diversi stili, diventa un pochino più casual se portato con i jeans e le sneakers, diventa un pochino più elegantino se magari mettiamo una gonna e lo stivale sopra al ginocchio. E se non avete visto il video su come indossare gli stivali, quali scegliere e come abbinarli, vi rimando al video precedente. O anche appunto per una serata, ad esempio ieri l'ho indossato con un paio di pantaloni in pelle, un pull lungo nero, lo stivaletto e la cintura in vita, ed era super super carino. Il secondo cappotto che ho acquistato è questo, che è il classico cappotto a vestaglia. Chi mi segue da anni sa che questo cappotto io l'avevo acquistato anni fa da Zara e l'ho utilizzato tantissimo. Adesso, a parte che è rimasto in Italia, però comunque cominciava a mostrare i segni del tempo, quindi era già da un po' di tempo che stavo pensando di acquistarne un altro, e devo dire che sono super soddisfatta di questo, perché è di un brand che si chiama Tom Taylor e mi è piaciuto moltissimo perché è molto simile a quello che già avevo, e quindi insomma è una certezza per me questo modello di cappotto. Secondo me è il classico cappotto intramontabile, ma oltre a questo è veramente realizzato bene, ha tutta una serie di dettagli, guardate anche sulla manica con il bottoncino e anche questa parte qui frontale che ricorda quasi il trench. Si chiude appunto con la sua cintura, però comunque ha la bottonatura doppia, doppio petto, e tra l'altro è in misto lana. Questo è il cappotto che io utilizzo per i primi freddi invernali. L'anno scorso quello appunto che avevo uguale di Zara l'ho sfruttato tantissimo a New York, perché questo è il cappotto perfetto per essere indossato anche con il piumino ultralight sotto, e quindi ci consente comunque di stare molto calde, però di avere uno stile che è chic e sofisticato, perché da fuori si vede solamente il cappotto. E tra l'altro la colorazione è perfetta, perché questo è il colore secondo me più elegante, ed è quello anche che è più facile da abbinare, perché va davvero con tutti i colori invernali, lavora benissimo con i bianchi, i panna se vi piace indossarli d'inverno, ma anche con il nero, con il blu, col marrone, sta bene davvero.
davvero con tutti i colori, col jeans, quindi questo qui davvero molto molto soddisfatta di questo acquisto, e devo dire che la qualità è davvero buona e mi sembra di gran lunga migliore rispetto a quello che avevo di Zara, quindi molto molto contenta, e anche di questo vi lascio tutte le informazioni qui sotto. Passiamo poi all'acquisto che ho fatto per i freddi più freddi, e qui a New York, come ben sapete, il freddo non scherza, e ho acquistato questo cappotto che, vedendolo online, sembrava più sul bianco e mi è piaciuto tantissimo. Ero un po' scettica perché io ho un problema quando acquisto i cappotti, ed è il motivo per il quale, come vi ho mostrato precedentemente, tendo a selezionare i modelli oversize, perché poi li posso un pochino regolare, e comunque il modello oversize è normale che vesta ampio. Il mio problema è che normalmente i cappotti mi stanno larghi di spalla, soprattutto quelli così in figura, ma soprattutto qui dietro mi fanno un antiestetico segno, come una specie di gobba praticamente, perché comunque sono abbastanza minuta nella parte superiore del corpo, e sono contentissima perché questo qui veste perfetto, sembra cucito addosso su di me, e non mi è mai capitato in tanti anni di ricerca di cappotti. È un cappotto bello pesante, mi piace moltissimo il fatto che si allungherà questo color cipria, secondo me questo terrà molto caldo, anche se non ha componenti in lana, perché avevo guardato la composizione, ero un po' in dubbio, in realtà messo addosso tiene davvero molto molto caldo. Mi piace molto la forma, è veramente ben realizzato, e il fatto che proprio veste a pennello, sembra un cappotto sartoriale. L'unica cosa che forse non mi fa impazzire, e che però è facilmente risolvibile, sono i bottoni, nel senso che sto valutando di cambiare i bottoni, io spesso lo faccio, e tra l'altro qui a New York c'è un negozio bellissimo dove ci sono tipo montagne e montagne di bottoni, ci sono tutte queste pareti piene di bottoni anche vintage, e quindi penso che cambierò i bottoni e metterò dei bottoni oro. Mi piace davvero moltissimo questo qui, non vedo l'ora di indossarlo e abbinarlo in tantissimi look diversi. Anche questa è una colorazione che è molto facile da abbinare, e credo che lo sfrutterò davvero tanto. Piccola cosa che volevo dire, perché mi capita spesso di vedere persone che forse non lo sanno, ma i cappotti con lo spacco vengono venduti con lo spacco sotto cucito. Qui, questa parte qui praticamente, qui c'è un puntino, basta tagliare con la forbice e lo spacco si apre. E lo dico perché spesso vedo persone in giro, e anche alcune ragazze me l'hanno chiesto se è una cosa che vada fatta, e sì, va fatta, insomma, va aperto lo spacco. Passo poi ad altri acquisti che ho fatto, decisamente meno glamour probabilmente, perché ci sono diverse cose per stare in casa, o diversi capi, o un paio di capi un po' basic, di quelli da infilare nei look senza pensarci troppo, e il primo acquisto molto poco glamour, però era una cosa che mi serviva, e io sono una fan di questo tipo di cose, ce le ho anche a Padova, sono un paio di ciabattine, come sono così, di quelle pelusciose, sono quelle praticamente aperte, quindi con le dita che escono, e sono quelle che io utilizzo per stare in casa, e queste qua mi piacciono tantissimo, hanno la suola bella spessa e non so, mi piacevano e le ho prese. Poi ho ordinato anche un maglioncino leggero, dovete sapere che nelle case newyorkesi normalmente fa molto 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 caldo d'inverno, quindi io di solito utilizzo dei capi molto leggeri, quindi delle tute leggere, delle volte addirittura rimango in canotta, per dirvi, ma volevo acquistare un paio di capi per stare in casa, essere in ordine e avere qualcosa di carino, sapete, anche magari quelle serate un po' informali in cui magari viene un'amica per bere un calice di vino, quindi non è che mi vesto come per uscire, però comunque voglio di essere carina in ordine, e allora ho acquistato questo maglioncino, che è un maglioncino nero, e all'interno ha delle micro paillettine, quindi ha questo effetto un po' sbrilluccicoso, e avevo pensato anche da indossare sotto il blazer nero, quindi con un bel pantalone palazzo o anche appunto con un jeans. Per il momento è la pesantezza giusta da stratificare nel momento in cui appunto voglio utilizzare un blazer e ho bisogno di un sottogiacca, quindi questo qui è un capo insomma un po' così passepartout. E rimanendo nella sezione capi passepartout, ho acquistato anche un body nero con lo scollo a V. Questo body qui mi è piaciuto subito perché è il classico body che io utilizzo in due modalità diverse, lo utilizzo da sottogiacca oppure come quello che indosso oggi
con il jeans o anche con una minigonna, o se metto ad esempio un pantalone in ecopelle, quindi lo utilizzo proprio come top, ma questi qui li utilizzo tantissimo anche come sottogiacca, e soprattutto in inverno quando fa molto molto freddo questi qui mi tengono particolarmente calda, quindi li utilizzo anche sotto i maglioni. Come sapete, io questi body li utilizzo, soprattutto quelli con lo scollo a V, anche al rovescio, quindi portando lo scollo sul retro. È un effetto che a me piace molto, lo trovo molto romantico e molto sofisticato e femminile, e quindi questo è un classico body a manica lunga appunto con lo scollo. Vi mostro poi alcuni capi che ho acquistato proprio per stare in casa, quindi siamo nel settore loungewear. Il primo capo è un paio di leggings. Questi leggings io li avevo già acquistati a Padova in color rosso, se non sbaglio, sì, e mi sono piaciuti da morire. Io non ho mai indossato dei leggings così morbidi, e mi piacciono perché sono morbidissimi ma non sono di quelli che perdono la forma, quindi comunque sono elastici ma non troppo stretti e contenitivi. Spero di riuscire a passarvi la sensazione, quindi vestono molto bene però non hanno quella sensazione del leggings tecnico che un pochino blocca i movimenti. Questi sono davvero morbidissimi, la vestibilità è eccezionale e non sono per niente trasparenti, che è il problema dei leggings, perché normalmente se non sono tecnici, ma anche quelli tecnici a volte tendono ad essere estremamente trasparenti e quindi si vede l'intimo sotto. Questi qui sono banalissimi leggings neri che appunto avevo acquistato, cioè adesso vi faccio questa combinazione meravigliosa da indossare con il maglioncino che abbiamo mostrato prima, con le paillette e le mie ciabattine pelose. Bellissima, una principessa. E poi, sempre per stare in casa, ho acquistato una tuta. Questa linea di tute io la adoro. Ho penso 4-5 colori di queste tute, sia nella versione estiva con i calzoncini corti, con i shorts, che nella versione più pesante con il pantalone lungo. Questa volta mi sono lanciata sul color rosa Barbie perché è il colore di quest'anno. È una classica tuta, non ha nessun tratto particolare, ma avendone acquistate già diverse ho potuto veramente riscontrare che sono di ottima qualità. Mi piace moltissimo il tessuto, anche qui è ben elasticizzato, non fa la forma tipo delle ginocchia. Sapete che di solito con le tute è un po' difficile, insomma, trovare un tessuto che vesta bene e che non perda la forma. E le colorazioni non stingono. In Italia ce l'ho anche rossa e con gli shorts appunto lavata e rilavata è rimasta perfetta. E mi piace molto il fatto che abbia il polsino sulla caviglia e la culisse in vita, sono due caratteristiche che ricerco sempre nelle tute. E infine c'è la sua felpa sopra, liscia, normale, girocollo, sempre rosa Barbie, e quindi questo sarà un altro set che utilizzerò per stare in casa. Per oggi fermo qui, grazie per aver visto il video. Se vi è piaciuto lasciate come al solito un like di incoraggiamento, lasciate un commento qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi capi, e fatemi anche sapere se avete qualche richiesta particolare per i prossimi video, per lo styling, oppure se ci sono dei capi in particolare che vorreste vedere appunto all'interno di qualche outfit. E nulla, vi aspetto anche su Instagram e ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao!